Buonasera da Riccardo Zarfati e benvenuti a Portafoglio ETF, fatto in collaborazione con Trend Online. Oggi operatività per martedì 21 ottobre. Analisi mercati finanziari con indicatori Aikinashi. Ogni giorno seguiamo tre indici e tre materie prime e li seguiamo con una serie di ETF. ETF disponibili su borsa italiana sia in versione rialzista che ribassista su questi sottostanti, fornendo quindi indicazioni giornaliere basate sulla visualizzazione Aikinashi. Questa è la visualizzazione Aikinashi che incorpora in ogni candela anche informazioni di prezzo della giornata precedente, fornendo quindi un trend a mio avviso più facile da seguire nella operatività di breve periodo. Questi gli strumenti, ripeto, disponibili su Borsa Italiana, noi seguiamo l'operatività degli strumenti a leva 1, gli altri sono per chi volesse seguire la stessa operatività con rischi naturalmente maggiori, quindi con leve più elevate. Che cosa è successo oggi? Pochi dati macro rilevanti, prezzi produzione Germania mese come da attese 0%, per cui non cambia per il momento il trend dei prezzi dell'inflazione in Europa, mentre una buona piccola notizia per gli ordini all'industria italiana ad agosto, che è stata dell'1,5% positiva rispetto ad attese di meno 1%. Comunque una giornata per i mercati europei sostanzialmente negativa, c'è stato un ritracciamento dopo il forte rimbalzo, diciamo, di venerdì, dove l'indice italiano in particolare aveva superato il 3%. Quindi un piccolo calo al momento non preoccupante, stanno a mio avviso tenendo i prezzi, stanno stabilizzando ancora il trend di fondo, il nuovo trend di fondo, se ci deve essere, non è assolutamente chiaro, per cui, ripeto, è bene in questo momento andare con estrema cautela nei posizionamenti, sia al rialzo che al ribasso. Italia quindi meno 0,86, Germania meno 1,43, sta reagendo il mercato americano in questo momento alla chiusura dei mercati europei, più 0,41%, in rialzo l'oro più 0,47%, il petrolio tenta con i denti di difendere i recenti minimi di periodo, mentre il natural gas affonda ancora meno 2,26%. Andiamo subito a vedere le nostre candele per eventuali variazioni di operatività. Iniziando dal nostro indice, vedete, fa una candela verde ancora con code, siamo per il momento long sul DAX, per cui in questo momento non incrementerei la posizione rialzista, aspetterei ancora un po', anche se è evidente siamo su forti livelli di ipervenduto, per cui un proseguimento del rimbalzo nelle prossime giornate ci può stare. Comunque, seguendo questa cosa tutti i giorni, avremo eventualmente modo di rivalutare la situazione. Ecco il DAX che dopo l'entrata di stamattina, vedete, nonostante il forte calo, produce una candela verde senza code. Questo perché l'apertura è stata superiore ai prezzi di chiusura di ieri e il minimo di oggi è comunque superiore ai minimi di ieri. Per cui queste informazioni sono incorporate in Aikinashi, che produce comunque un abbozzo di trend positivo. Naturalmente siamo in perdita sulla posizione di entrata stamattina, ma chiaramente per il momento proviamo a mantenere. Abbiamo detto che l'eventuale stop loss sarà dato da una candela rossa che vada con corpo sotto il livello di 76,8 per questo strumento, che ricordo è l'EXS1. Mercato americano che dà un po' più o meno lo stesso segnale, vedete dopo la stabilizzazione una candela lunga senza code, farei qua lo stesso discorso appena fatto per l'Italia e rimarrei in osservazione. Passiamo alle materie prime, gold dopo la preoccupante candela rossa di ieri, un'altra candela verde senza code, per cui magari c'è ancora un po' di spazio, proviamo a mantenere. Per il momento i prezzi sono non lontani dal nostro prezzo di entrata e naturalmente nessuna variazione di operatività. Non siamo dentro questo trade a questo punto, purtroppo, perché il ribasso è stato approfondito ulteriormente. Siamo ora arrivati su quei livelli che stiamo monitorando da alcuni giorni e ancora non sono stati raggiunti. Per cui, naturalmente, a questo punto non vale certo la pena entrare in operatività, a mio avviso. Questa è una forte area supportiva. Vediamo come si comporteranno i prezzi nel momento in cui eventualmente ci arriveranno. Siamo ormai molto, molto vicini e, come vedete, anche RSI in zona di ipervenduto. Un po' lo stesso vale per il crude oil. Questa candela verde di ieri per il momento non è stata confermata. Avete visto oggi in apertura prezzi ancora deboli. Potrebbe
prova di rimbalzo dei supporti, ma al momento anche su questo strumento il suggerimento è di rimanere in osservazione, anche se siamo, come visto più volte, su una fascia supportiva addirittura di lungo periodo che è stata di nuovo testata in questi giorni, ma per il momento nessun nuovo segnale operativo. Per cui, facendo un po' la sintesi, non cambia l'operatività, rimaniamo un po' flat su tutti i mercati sostanzialmente, perché siamo long su un indice e anche long sull'oro, il che vuol dire sostanziale neutralità rispetto ai mercati. Del resto, i prezzi che stiamo vedendo, non ci inducono a salti, diciamo, a voli pindarici, per cui rimaniamo, cauti sugli indici e sulle materie prime in questo momento e aspettiamo dei segnali un po' più corposi. Questa la possibilità di ricevere in abbonamento segnali operativi per portafogli di medio-lungo periodo, quindi con operatività basata su candele settimanali e non giornaliere come quelle che vediamo nei nostri grafici su questo video, e naturalmente su un parco, su un portafoglio di ETF che sono monitorati estremamente più ampio, che raggiunge ormai circa le 150 unità, 150 strumenti visionati settimanalmente e giornalmente per inviare segnali operativi. Tutte le informazioni e ulteriori dettagli su Trend Online all'interno di servizi premium o su One Hour Trading, dove è possibile anche registrarsi gratuitamente per ricevere, sempre in forma gratuita, analisi tecnica settimanale sui principali indici e sulle principali materie prime. Anche per oggi direi che è tutto, questi sono naturalmente i miei contatti, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, ci vediamo domani per un nuovo appuntamento. Buona serata.